Buongiorno, benvenuti e bentornati in un nuovo video. Anche oggi nuovo vlog, vi porto un po' con me, visto che devo andare a fare dei giretti interessanti. Sono un po' rinco, devo dire, perché ieri mi è venuto il ciclo. Non so perché ultimamente mi prende a stare molto male, mi sento molto fiacca, ma ovviamente ho sempre qualcosa da fare. Quindi oggi è una bellissima giornata. Non fa neanche troppo caldo, ma non vorrei parlare troppo presto perché è ancora un orario, diciamo, decente. Sono le 10 qualcosa più o meno. Infatti, appunto, stavo per iniziare a prepararmi. Ma prima, skincare, sistemo un po' sti capelli che, mamma mia, no, non ci sto più facendo nulla. Cioè, io li asciugo, li lavo, li asciugo così come vengono perché tanto. Ho preso appuntamento col parrucchiere, ma li faccio proprio letteralmente 2 giorni prima di partire. Dobbiamo fare una cosa con la decolorazione. Ve lo annuncio così. Cioè, quant'è adesso che sto così? Tipo più di un anno. Quindi dobbiamo usare la deco e quindi preferisco, ecco, aspettare più tempo possibile. Almeno mi durano di più. Poi, mentre sarò lì in Corea, non so se ci farò qualcosa. Staremo a vedere. Tra l'altro, oggi è uscita anche Bad Decisions, che è la nuova canzone in collab con i BTS, con la Vocaline. Quindi la stavo ascoltando, guardate, matchy matchy. So che vi era mancata la skincare con Yepda. Ho visto che in realtà state continuando a usare il codice sconto e mi fa super piacere perché veramente la skincare è una cosa importante per qualsiasi ambito. Vi rilassa, vi fa bene e nel mentre anche all'esterno si riflette tutto ciò, no? Quindi, come sempre, vi lascio scritto il codice che intanto potete continuare ad utilizzare. Quindi, intanto vi lascio scritto il codice da qualche parte qua sullo schermo, ma trovate anche poi il link sotto nell'info box. E io vi faccio vedere un pochino perché, ovviamente, dopo essere tornata dalla Corea, ho continuato a usare quelli di prodotti. Questo balm l'ho finito tipo 17 volte perché lo uso appunto sia per la doppia detersione, che è la cosa fondamentale insieme alla Double Bubble, che è la foam che, come vedete, anche questa è finita. Mi chiedete spesso questa cosa della doppia detersione, che in realtà è una cosa semplicissima, la dovete fare sempre, sia che siate struccati, anzi, a maggior ragione se siete struccati. Tra l'altro, questo qua, oltre ad avere appunto all'interno tutti i vari olietti, tra cui anche l'olio di cocco, ha anche dei leggerissimi semini tipo scrub che sentite all'interno. E poi lo emulsiono con un pelino di acqua. In questo caso vi aiuta anche a rimuovere il make-up. Quindi poi usate il pannetto che praticamente vi regalano quasi sempre con gli ordini. Poi, dopo aver sciacquato un po', uso appunto la foam. 2 pump bastano in realtà. E questo lo fate sia mattina sia sera, doppia detersione sempre. E poi con gli altri prodotti andate un po' a giro, tipo la maschera, la Cetox, io la faccio una volta a settimana, infatti l'ho già fatta. E poi, come vi dico sempre, una delle cose che mi fa impazzire la skincare coreana sono le essenze, i sieri, tutte quelle robine lì che vi vanno proprio a cambiare la pelle. Cioè, guardate già così come sto messa. Ultimamente, appunto, quando ho un po' di imperfezioni, utilizzo il The Purify Hero. Contiene proprio gli ingredienti per andare a seccare, ridurre le imperfezioni, quindi lo metto proprio tipo localizzato perché altrimenti mi secca un po' troppo la pelle se lo metto ovunque. E sul resto del viso il mio preferito di sempre, che è il The Repair Hero, che è finito. È finito! Questo appunto lo applico sul resto del viso, sempre picchiettando, tamponando. Poi io spruzzo un po' di Dummy Step, questa, visto che siamo ancora in estate, siete in tempo, prendetela, la mettete in frigo, uscite di casa, siete delle persone nuove. E poi ovviamente cremina. Ma oggi non uso questa, ma uso un'altra cosa che è una novità che non vi ho ancora fatto vedere. E mentre ero in Corea ce l'hanno data in anteprima, quindi io è un po' che la sto provando, ma non vi potevo dire nulla. Ed è questa qui, la nuova protezione solare SPF 30. Infatti, questa qui è la boccetta che ci hanno dato come appunto campione, e era ancora la grafica, quella provvisoria, insomma. Voi vi arriva quella fatta tutta bene. Come vi dico sempre, la protezione solare è al primo posto. Soprattutto la skincare coreana ci tengono proprio in modo particolare. Vi dico solo che quando sono stata lì e mi hanno fatto l'esame della pelle, mi hanno detto che io prendo troppo sole. E io sono una di quelle persone che la mette sempre la crema e non prende il sole da, penso, quando avevo 3 anni circa. Quindi potete immaginare quanto siano fissati. Questa crema, tra l'altro, ha anche un leggero effetto correttivo, perché vedete, non è bianca come una crema normale, infatti non ha il solito effetto sbiancante, perché molto spesso in Corea
tendono ad volere proprio anche delle creme sbiancanti. In questo caso vedete, voi la mettete e vi fa un po' effetto fondo, non è assolutamente sticky sulla pelle, vedete, rimane molto leggera, idratante soprattutto, ecco perché non ho messo la crema insomma a giorno. Mettete questa e siete a posto. Ovviamente se poi sopra volete truccarvi, questa la usate semplicemente tipo base make up. Però ecco, io ve l'ho detto, è uscita anche questa super novità e voi non sapete, perché non sapete ovviamente, che ce ne sono altre in arrivo, quindi poi sicuramente avrò modo di parlarvene in futuro, diciamo. Ma io già so e voi non vedrete l'ora. Guardate che bello l'effetto, stupendo. Cioè non è tipo la crema solare che vi mettete quando siete in spiaggia, ecco, per intenderci. Quindi se volete provare avete il codice, quindi vi lascio tutto qui sotto. Ovviamente mi sono scordata il burro cacao, però sto ancora finendo questo, che è super carino. Ovviamente che ve lo dico a fare, ho dei pacchettini da lasciare prima di andare a prendere la metro, quindi prima porto questi. Sono ovviamente arrivata a Vittorio Emanuele, come si può ben vedere. Il primo shop sta praticamente qui. La via è via Ricasoli o Ricasoli, non ho mai capito come si pronunci. Il signore mi guardava scioccato, non capendo cosa succedesse. Comunque, tanto ormai io vlogo ovunque e vi faccio un po' vedere. Questo qui è il primo a cui sono già venuta. Vedete che ha tutte le cosine, addirittura anche il radish, questo qua tagliato, buono, e anche le bevandine. Oh, inizio a farvi assaggiare un po' di Corea. Questo qui è la salsa, quella del barbecue, gochujang, vabbè questo lo vedete sempre. Questa è la salsa per il tteokbokki. Io in realtà sono venuta a vedere se avevano i ramen, un ramen specifico che è questo. Ce l'hanno, questo è buonissimo, uno dei miei preferiti, insieme a questo, ma è super piccantissimo, quindi attenti. Anche se i miei preferiti sono i bibimian, che però non ci sono. Ah, eccoli, non è vero, li ho trovati. Ok, questo qui è l'altro, che sta praticamente a 2 minuti a piedi, si chiama Pacific Trading. E guardate che carino. Allora, ad essere onesti non è stato un giro per niente produttivo. Ho preso il ramen, quello che loro dicono tipo flavor carbonara, ma capite bene da voi che di carbonara ben poco. Adesso in teoria vorrei andare allo store, quello del K-pop, che è qui da qualche parte sempre. Cioè se venite a Vittorio Emanuele c'è il parco tipo al centro, girate intorno, qualcosa trovate. Fatto sta che questo qui è più cinese di negozio, di store alimentare. L'altro dove vi ho fatto vedere prima invece nella vietta è meglio. Il mio preferito rimane Famiglia, cioè Famiglia, quello più verso Termini, se cercate cose più coreane. Credo passerò per il parco perché l'altra volta ho fatto così e io per fortuna ho una buona memoria visiva, soprattutto per capire dove andare. Il problema è che fa caldissimo, fa veramente caldo. Meno male che mi sono messa il cappello. Il problema è che mi sono scordata la crema sulle braccia. Con il fatto che faccio il laser ai tatuaggi non è carina come cosa, però vabbè, può capitare. E ho preso anche una bevanda troppo figa, di cui dopo vi racconto la storia. Non l'avevo mai vista qua a Roma, l'avevo vista in Corea ma non l'ho presa. Ovviamente qua le cose costano 6 volte di più della Corea, che ve lo dico a fare. Tipo anche solo il soju, cioè il soju in Corea costa letteralmente 1 euro e qua sta tipo 6 euro, per dirvi. Per farvi capire, Vittorio Emanuele sta di là. Adesso sto passando per questa stradina, così visto che ci sto passo anche dal mio preferito, che è appunto Famiglia. In realtà non mi serve assolutamente niente, però un fidanzato sì, quindi se il ragazzo lì dietro volesse. Madonna, comunque sono disperata costantemente. Non so che fine farò nella mia vita. Questa è la via, se vi interessa. Ecco, questo ve l'ho fatto vedere tipo non so quante volte ormai nei video. Praticamente vengo quasi solo qua. Hanno anche il tonno che ho comprato in Corea. Cioè io sono andata in Corea a comprarlo. Ovviamente essendo l'ora di pranzo c'è un profumo in giro che voi non avete minimamente idea. C'è proprio profumo di roba da mangiare. Adesso
assurdo. Comunque ho preso questa cosa che ora non so dove potremmo assaggiare, però. Poi vi giuro c'è questa coppietta dietro di me. Questi due coreani sono vestiti uguali. Cioè, questa cosa è troppo carina. Comunque penso che ora andrò verso Termini, che dovrebbe essere tipo un tè al mais, una cosa del genere. Lì sono fissati col mais. Tornerò alla metro anche perché è quasi ora di pranzo, ripeto, non voglio mangiare fuori. Ecco, fossi stata a Seul adesso e mi fosse venuta fame mentre ero in giro, potevo tranquillamente andare in uno dei convenience store e mangiare lì la prima cosa che prendevi al frigo, o semplicemente boh, qualsiasi cosa. Sarà bellissimo quando sarò lì, ma ora non sono lì, quindi al massimo posso andare a Termini. Ma ci sono tutte cose schifosine, tipo, che ne so, ci sta, oddio non mi ricordo mai come si chiama. Non si chiama In-N-Out, si chiama Five Guys. Però non mi va sinceramente di mangiare panini. Per pranzo mi sto facendo questa cosa molto veloce, potete farla anche voi tranquillamente, è veramente semplicissimo. Allora, qui c'è l'acqua, praticamente ho comprato queste bustine, l'ho tenuta qua da parte così ve la facevo vedere, per aromatizzare l'acqua, e sostanzialmente sono della Twinings, li trovate alla Carrefour. Questo dovrebbe essere il gusto cocomero e qualcos'altro se non sbaglio, ed è veramente buonissimo perché in questo modo vi aromatizza l'acqua senza appunto cose strane dentro. Poi ho riscaldato il riso, questo qui in realtà è un po' tanto, quindi ovviamente non lo mangio tutto, lo trovo sempre negli store asiatici perché lo riscaldate letteralmente un minuto al microonde ed è fatto. Poi qua ho messo un po' di kimchi e io utilizzo questo qui, mi piace un sacco, anche se non ho trovato quello piccolo, quindi questo rimarrà aperto. Poi qui c'è il tonno con un pizzichino di maionese. Queste qui sono le alghette croccanti per farci appunto i wrap con il riso, il kimchi e il tonno. Sono ormonalmente instabile, ovviamente, quindi ho scelto di farmi del male. Oggi masochista e mi sto guardando un film su Netflix che si chiama Purple Hearts e dovrebbe essere nuovo, credo, con tra l'altro Sofia Carson. Non so se come attrice, ma mi piace tanto come cantante. In ogni caso non c'entra niente, vabbè. Ho cambiato il letto, ho cambiato le lenzuola e adesso sono pronta a vedermi questo film. Potrei piangere. Mi avete detto che è molto carino, anche se ho ricevuto 2-3 direct che invece mi dicevano niente di che, la solita cosa, quindi saremo a vedere, vi farò sapere. Allora, ragazzi, non è stato male, non è stato male, non ho neanche pianto come una fontana come faccio di solito, perché a me i film romantici mi tolgono la vita. Poi io piango tipo per le piccole cose, le cose che dicono. Poche volte riescono a colpirmi delle frasi, però ci sono delle frasi ogni tanto che vengono dette che proprio le sento, perché sono quelle piccole cose e provano proprio l'amore. Tipo, lei diceva una cosa come: voglio vederti mettere le scarpe da corsa e vederti tornare a casa da me. Cioè, e io tipo uscendo pazza. Per alcuni può essere una cavolata. Io purtroppo, per fortuna, non lo so, non ho ancora capito. Sono un'eterna romantica. Ripeto, queste piccolezze mi fanno apprezzare l'amore. Cioè, voglio pensare che ci sia veramente qualcuno che magari dice veramente queste cose. Oppure, no, capite, quelle cose così. Quindi mi è piaciuto per questa cosa qui, ecco. Però ecco, se vi devo dire, è un film molto così, insomma, penso ce ne siano altri mille fatti in questo modo. Mi è apparso nei consigliati un drama, anzi in realtà ci sono due drama che vorrei vedere ultimamente. Io vado molto a periodi, ci sono i periodi delle serie TV, i periodi dei film, i periodi dei drama, eccetera eccetera. Per chi non ne sapesse, sono appunto i K-drama, quindi sono quelli coreani. Mi piacerebbe vedere, sono entrambi su Netflix, sicuramente lo farò, non adesso, perché se lo comincio a vedere è un disastro. E sinceramente adesso appunto volevo fare altre cose. Comunque c'è quello che si chiama Avvocata Wu in italiano, che è quello che gira adesso tantissimo, anche il meme che si salutano, quelle cose così, no? Dove lei mi sembra sia autistica, se non sbaglio, da quello che ho capito. Una delle cose belle
o brutte, non lo so, dipende da come la vedete, dei drama, è che quasi sempre hanno un'unica stagione da più episodi magari, e ogni episodio dura un pochino ovviamente, essendoci meno episodi, però sono quasi sempre così, è un po' una caratteristica loro. È raro che troviate i K-drama con tipo due stagioni e passano. L'altro invece si chiama Business Proposal, che è tipo il classico K-drama praticamente, lui coi sordi, lei... un po' così così, mezza rotta, mezza no. Lui è il CEO di un'azienda, eh? Sempre cose del genere. Quindi insomma questi sono i due che vorrei vedere. Adesso invece mi alzo e cosa devo fare? Devo girare una cosa che in realtà avrei dovuto girare ieri, cioè il video con la collezione dei BT21. Il problema principale è, come ogni volta che devo liberare sta cacchio di scrivania, questo qui è il make up che è uscito fuori. In realtà dal vivo è un sacco luminoso, mi piace tantissimo, e mi piace tantissimo soprattutto anche il lip oil. Questo qua si chiama Mighty Squad, ma veramente pazzesco. Vabbè, poi i prodotti di color io ovviamente già li conosco, quindi gli ombretti sono assurdi, bellissimi. E quindi adesso, visto che ci sono, che sono truccata, mi metto a girare anche qualche TikTok. Il problema è che c'è il frigo che ogni 2x3 suona, perché c'è qualcosa che sbatte e quindi si sta aprendo, mi sta mandando in escandescenza. Lo sentite questo rumore fastidioso? Come cacchio dovrei fare io adesso a capire? Perché mia madre ha fatto la spesa, quindi è probabile che qualcosa sbatta. Ora, sapete in tutto ciò che cosa mi devo mettere a fare? Praticamente è una cosa che non vi ho mai detto, credo. No, anzi, sono abbastanza certa di questa cosa. Qualche anno fa, io, mia nonna e mia sorella ci siamo messe... e dopo che io gliel'avevo proposta come cosa, e abbiamo adottato un bambino a distanza. Quindi ogni tanto ci invia dei disegni e noi gli scriviamo, lui ci dice come sta. Insomma, è una cosa bellissima che si è fatta appunto con la giusta associazione, ovviamente. Ti fa stare un sacco bene, no? Cioè sai che comunque stai aiutando un qualcuno che ne ha bisogno in qualche modo. E quindi mia nonna l'altro giorno gli ha scritto una lettera, praticamente questa è la scrittura di mia nonna, e mi ha chiesto di tradurgliela così da potergliela mandare in inglese, e insomma così che lui possa leggerla, perché è un lui, si chiama Francis, e mi ha fatto troppo ridere perché praticamente a un certo punto gli ha scritto vabbè cosa fa mia sorella eccetera eccetera, poi è arrivato a me e ha scritto: Ilaria ha molto viaggiato in America ed in Corea, ora le mie nipoti sono grandi e non vengono più a giocare a casa della nonna. Vi giuro, mi ha tolto la vita. Ha scritto: però si ricordano di te e ti mandano un grande abbraccio. Poi gli ha scritto: tu stai bene, vai a scuola, sei diventato grande, mandaci le tue foto, facci sapere. Ciao Francis, un bacio, Ilaria, Giorgio e nonna Paola. Vi giuro, mia nonna è la cosa più dolce di questo mondo. Però prima ovviamente volevo struccarmi, perché purtroppo non devo andare da nessuna parte, quindi non ha senso tenere su questo make up. E devo anche mettere a posto qui sopra. Sono le 7:40. Tra tutte le cose che ho fatto eccetera eccetera, mi sono completamente dimenticata di fare la merenda. Non scordatevi mai nessun pasto. Infatti continuavo a sentire, però quando faccio le cose e sono presa nel farle, ovviamente, cioè non è che mi stoppo, prendo e faccio altro. Pace, amen. Si recupererà. Però veramente non so cosa mangiarmi per cena. Ogni volta è un disastro, perché ripeto, questi giorni sto cercando di stare attenta, di fare anche una sorta di detox generale, ma ho il ciclo e quindi ogni volta con il ciclo ovviamente ho voglia di cose dolci, contrariamente al mio solito, che invece io sono una persona da cose salate. Ci sono cascata, ragazzi, sto iniziando Business Proposal. Il problema è che è in coreano, ci serve anche l'audio in inglese in teoria, ma non mi va, i K-drama sono belli in coreano, quindi ovviamente devo starci un po' appresso. Mentre sto preparando la cena, qui c'è l'uovo, lo vedete così perché c'è insieme con la salsa di soia. Poi devo finire questi rice paper, che sono appunto i fogli di pasta di riso, quindi ci farò tipo degli involtini. Taglio la carota, devo finire le alghe del pranzo, un po' di insalata. Anche oggi si va a dormire direttamente domani, cioè proprio letteralmente è già domani. È buiissimo, non so dove prendere la luce. Il drama è molto carino, sto continuando a guardarlo e non mi annoia. Se non fosse che appunto adesso ero troppo stanca, mi stavo tipo addormentando, mi sarò persa qualche pezzo.
adesso e domani lo recupero. Anche per oggi vi saluto. Grazie per essere stati con me. Spero di avervi tenuto compagnia come sempre. Vi leggo nei commenti e ci vediamo al prossimo video.